Siamo nel comune di Nizza, dove sono iniziati a luglio del 2009 i lavori del terzo lotto della tangenziale, che prevede un tracciato di 1,4 km circa, una galleria sotto la collina di Strada Villalta, un ponte strallato sul Belbo. Siamo molto soddisfatti di quest'opera, che allevierà di circa 10.000 passaggi giornalieri il traffico nel centro di Nizza. I lavori sono stati affidati all'Associazione Temporanea di Imprese Coestra S.p.A. e Tensacciai S.p.A. per un importo netto contrattuale di 11.774.708 euro più IVA. Qualità di sindaco di Nizza non posso far altro che complimentarmi, prima ancora con la provincia che ha dato il via a questa operazione, con l'impresa che sta eseguendo i lavori. Noi speriamo che di riuscire a portare a termine quest'opera nel più breve tempo possibile, e mi risulta che l'impresa sia già in vantaggio da poter dare a Nizza un po' più di tranquillità nel passaggio dei mezzi pesanti e di completare la viabilità tra la zona di Alessandria e Acqui Terme con quella di Asti, e di conseguenza alleviare tutto quello che è il rumore, il traffico, l'inquinamento cittadino. Il sindaco è un motivo d'orgoglio poter vedere partire, sicuramente realizzata nel corso del mandato amministrativo per cui sono stato eletto nel 2008, un'opera che per la mia città sarà un'opera di un'importanza fondamentale. Voglio dire una cosa, sono contento di questa celerità nei lavori, perché data l'età che ho io spero di vederlo finito. Quindi è tutto un plauso a tutti nel bene della città, perché quest'opera non è fine a se stessa ma è fine alla nostra necessità, cioè essere liberi ma con una viabilità che possa portare tutti a Nizza a bere il Barbera, a mangiare e a vivere in santità e allegria. Grazie.